Buona giornata e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV, un'edizione che apriamo con una buona notizia perché è stato ritrovato stamattina a Venezia il pensionato 86enne di Tolmezzo, Cesare Capelli, che non dava più notizie da sé da lunedì scorso. Per giorni le ricerche si sono concentrate nella zona del capoluogo carnico, dove vigili del fuoco, soccorso alpino, guardie di finanza, carabinieri, i volontari della protezione civile e i familiari lo avevano cercato sia in centro città sia nei dintorni, ma senza individuare nessuna traccia. Si sapeva che era uscito di casa a piedi e si temeva potesse essere caduto lungo qualche sentiero della zona. Stamattina, però, la buona notizia, come detto, l'anziano è stato ritrovato a Venezia, è risultato molto provato ed è stato quindi ricoverato in ospedale, per le cure del caso. E poi vedremo, poi la dimissione e l'abbraccio con i familiari. Ancora cronaca ci porta invece in autostrada una mattinata che, come vi avevamo raccontato in rassegna stampa, iniziava a creare problemi di circolazione. Ebbene, c'è stata anche la chiusura del tratto autostradale della 4 tra Latisane e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste per un'auto che ha preso fuoco, la vedete in queste immagini, attorno alle ore 9. A renderlo noto Autovie Venete, sul posto il personale della concessionaria e i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso e spegnimento. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. A seguito della chiusura del tratto di autostrada, informato Autovie, si sono formati 3 km di coda. È stato chiuso anche lo svincolo in entrata alla Tisana, istituita l'uscita obbligatoria sempre alla Tisana. Andiamo a vedere anche live dal sito Info Viaggiando di Autovie Venete com'è attualmente la situazione. Vedete, nel tratto compreso tra San Giorgio e la Tisana permangono i rallentamenti e quindi in attesa poi della rimozione del veicolo e della completa bonifica dell'area ci sarà presumibilmente la riapertura. Code anche sul tratto opposto per curiosi. Incidente stradale nella notte tra Cisterna di Coseano e Silvella di San Vito di Fagagna. Vi avevamo appunto dato l'aggiornamento stamattina. Si è trattata di una fuoriuscita autonoma. Sul posto i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco. Il conducente di questa vettura ha perso il controllo e è finito contro il guardrail con la parte anteriore del mezzo. Nonostante il terribile impatto, non sarebbe in gravi condizioni. Avrebbe riportato alcune lesioni al volto e una frattura al naso. È stato trasportato in ospedale in ambulanza. Sul posto, come detto, i vigili del fuoco che hanno provveduto anche a bonificare la sede stradale. Torniamo in città, torniamo a Udine. Ne avevamo parlato proprio noi circa un anno fa, andando sul posto a raccontarvi il degrado di uno stabile, che si trova di fronte alla stazione ferroviaria in Viale Europa Unita. Avevamo trovato, siringhe, con rifiuti sparsi e una zona che in molti ci avevano detto essere abitata, da senza tetto che si andavano a rifugiare all'interno di questo stabile, che risultava chiuso per il fallimento dell'azienda che l'aveva realizzato. Ebbene, oggi, è partita l'operazione di sgombero, di bonifica e chiusura, dei locali con impegnate una ditta incaricata dalla procedura fallimentare e il corpo di polizia ambientale della polizia locale di Udine. Presente sul posto a supervisionare i lavori l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani, con il quale abbiamo fatto proprio il punto della situazione. Andiamo a vedere cosa è stato trovato all'interno. È un edificio che si trova di fronte alla stazione in Viale Europa Unita. È un edificio che purtroppo è stato oggetto di occupazioni abusive, di spaccio, di consumo di sostanze stupefacenti. E questa mattina siamo entrati superando soprattutto gli ostacoli della burocrazia. Quando c'è di mezzo una procedura fallimentare, la burocrazia rallenta molto i tempi. Devo fare i complimenti, ecco, alla polizia locale, in particolare all'unità della polizia ambientale che è riuscita a superare questi ostacoli. Siamo quindi entrati, ci siamo resi conto, ecco, che questo edificio purtroppo nel corso di ormai molti anni è stato oggetto di una situazione di degrado inaccettabile, proprio davanti alla stazione, quindi in un luogo in cui la gente arriva all'interno della nostra città. La Che cosa avete trovato? Abbiamo trovato siringhe, abbiamo trovato evidenti segni di consumo e di spaccio di sostanze stupefacenti, una situazione ovviamente particolarmente preoccupante. Ci si rende conto che nella nostra città il fenomeno dello spaccio di stupefacenti è un fenomeno assolutamente preoccupante, come
in tutte le altre città del nostro paese. La cosa importante è che oggi una ditta incaricata dalla procedura fallimentare sta procedendo alla chiusura di questo luogo, che quindi non potrà più essere oggetto di fenomeni di spaccio di stupefacenti. L'edificio è un edificio paradossalmente molto bello. Sotto ci sono due piani di parcheggi che potrebbero essere utilizzati, sarebbero fondamentali per la stazione della nostra città. Mi auguro, ecco, che la procedura fallimentare si concluda con la rilevazione da parte di un privato di questo edificio, che può essere valorizzato. Non è assolutamente lo stato grezzo, potrebbe essere veramente con un investimento non particolarmente importante utilizzato e valorizzato. Mi auguro, ecco, che la soluzione venga trovata il prima possibile. Per quanto riguarda poi l'attività che procede anche in altre zone della città, su che cosa vi concentrerete ora? In particolare sul tema della sicurezza stiamo implementando notevolmente il sistema della videosorveglianza da molti punti di vista, quindi sia con la sostituzione delle telecamere di vecchia generazione con telecamere invece innovative. Qui proprio in zona della stazione il prossimo anno ci sarà una gara per la realizzazione di un impianto a riconoscimento facciale. Proprio in questi giorni l'amministrazione comunale sta acquistando delle fotocamere intelligenti sul tema dell'abbandono dei rifiuti. Insomma, sono tante le attività che abbiamo da fare e che stiamo facendo. Sono convinto, ecco, però, che passo dopo passo, nel corso del tempo, i risultati, come stanno arrivando, così ne arriveranno ancora di più importanti. In questa intervista l'assessore Ciani ha ricordato l'impegno del Comune per portare un nuovo sistema di videosorveglianza nella zona della stazione. E proprio oggi il consigliere comunale di Prima Udine, Enrico Bertossi, ha depositato un'interrogazione a risposta scritta sull'affidamento diretto relativo all'installazione di telecamere, occhi elettronici e fototrappole. L'interrogazione che Bertossi ha proposto per capire quale sia il motivo perché non sia stata fatta un'unica gara d'appalto, consentendo a tutte le ditte regionali di partecipare con i propri prodotti e le proprie offerte, privilegiando invece una ditta di Seregno e una ditta di Serravalle Pistoiese. Vedremo dunque le risposte della stessa amministrazione comunale. Ed ora dalla zona della stazione ci spostiamo in centro, in piazza San Giacomo, per aprire il capitolo dedicato ai temi del lavoro e delle novità in città. McDonald's, gruppo presente proprio a Udine con più punti ristoro, stamattina ha radunato in un appuntamento un gruppo di lavoro per cercare nuove figure professionali, anche in vista dell'apertura di un terzo punto vendita tra Udine e l'Interland. Lì per noi in piazza San Giacomo c'è Francesca Santoro, a cui cediamo subito la linea per farci raccontare dunque questa novità. A te, Francesca. Sì, buongiorno David, siamo in piazza San Giacomo, c'è una lunga fila di aspiranti per il nuovo punto vendita che McDonald's aprirà in Viale Palmanova. Con noi Angelo Casa, responsabile dei McDonald's per Udine. Un nuovo negozio, salgono quindi a 5 i ristoranti del McDonald's a Udine. Eh già, a conferma del nostro successo, salgono a 5, questo in particolare è un full format, quindi vuol dire che offriremo tutti i servizi che oggi McDonald's Italia offre nel resto del paese, in particolare il McDrive, quindi la possibilità di ordinare dall'auto, il McCafé, siamo la prima compagnia di caffetterie in Italia organizzata, il servizio a domicilio, la Mac Delivery, e in più avremo una novità per Udine, che è una Playland esterna per i bambini, oltre ai tavoli digitali interni interattivi. I lavori di costruzione del nuovo ristorante sono già in fase molto avanzata? Sono in fase avanzatissima, l'azienda mi ha comunicato l'ultima settimana di novembre come prevista apertura. Dovremmo riuscire ad aprire il 26 di novembre, ma lo confermiamo a giorni attraverso i nostri canali social. Nella cosiddetta ex fabbrica della Coca-Cola? Sì, cosiddetta ex fabbrica Coca-Cola, ci saranno altre attività, una è già aperta. È stata, oltre alla nostra nuova apertura, ha comportato anche delle modifiche, diciamo, abbiamo visto una rotonda nuova, un'implementazione del traffico, diciamo, una regolamentazione, ecco, del traffico in quell'area, e quindi ci auguriamo che gli udinesi possano apprezzare. Oggi con il Job Tour McDonald's cercate 40 figure professionali. 40 nuove figure professionali da inserire nei nostri a Viale Palmanova e anche nei nostri altri ristoranti, saliranno così a 250 gli assunti sui nostri punti vendita.
I candidati che sono in fila oggi hanno già superato due selezioni prima di arrivare qui? Sì, hanno superato delle selezioni online e quindi sono risultati positivi ovviamente ai nostri standard. E oggi è il colloquio, diciamo, definitivo, conoscitivo, live, per poi procedere all'assunzione che appunto sarà all'interno di questo mese. Qual è l'identikit in genere dei candidati per i vostri ristoranti? Ma in particolare cerchiamo l'attitudine al lavoro in squadra e a contatto col cliente. Quindi non abbiamo dei limiti di età, non abbiamo ovviamente nessun tipo di preferenza, uomo, donna, giovane, adulto. Quindi appunto la voglia di lavorare in team, di essere disponibili a lavorare con dei turni, perché ovviamente abbiamo una rotazione del personale sui punti vendita, e anche essere disponibili nel fine settimana, perché come sai i nostri ristoranti sono ristoranti per famiglie e di solito il fine settimana sono i giorni più affollati. Grazie allora ad Angelo Casa, a te David. La nostra Francesca Santoro. Salgono dunque a 5 i punti vendita McDonald's tra Udine e dintorni, e poi nelle prossime edizioni andremo ad ascoltare anche la voce di chi ha presentato proprio quest'oggi la candidatura a far parte del gruppo McDonald's. Dal tema legato al lavoro in città, al tema legato al mondo dell'agricoltura, alle prese sempre di più con l'emergenza cinghiali, tanto che per la prima volta stamattina a Roma si sono radunati tutti gli agricoltori e coltivatori d'Italia per una manifestazione per chiedere interventi urgenti al governo. E proprio in collegamento dalla capitale abbiamo il presidente regionale di Coldiretti Friuli Venezia Giulia, Michele Pavan, che ci aggiorna sulla manifestazione di piazza. Buongiorno Pavan. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Vita la delegazione regionale che è scesa nella capitale. Sì, beh, noi assieme a tutte le delegazioni di tutte le regioni d'Italia siamo qui a Roma per evidenziare ulteriormente quella che è la problematica legata ai danni da cinghiali, danni dagli ungolati. Un'iniziativa che ha raccolto in maniera trasversale la testimonianza anche di diversi parlamentari che a tuttora stanno intervenendo, stanno portando la loro testimonianza. Soprattutto quello che ci fa molto piacere è un problema che sentono e al momento a parole un impegno a portare avanti questa tematica e cercare di trovare le soluzioni a un problema che sta diventando sempre più grave. Manifestazione che vede l'adesione non solo di Coldiretti ma anche dei sindacati di categoria, le associazioni dei consumatori, c'è anche il mondo ambientalista, perché negli ultimi mesi sono state diverse le polemiche proprio anche sul fronte abbattimento cinghiali. Beh, sicuramente la problematica è una problematica che coinvolge in maniera trasversale tutti gli agricoltori. Ci ha fatto veramente molto piacere la presenza anche di Legambiente assieme a tutte le altre associazioni dei consumatori, perché chiaramente il problema non è solamente un problema legato ai danni per gli agricoltori, ma è un problema legato anche alla sicurezza, è un problema legato alla sanità, e quindi riuscire ad avere delle campagne e anche delle città, perché ormai la presenza di questi ungulati qua, ormai la testimonianza ce l'abbiamo anche nelle città, quindi per il cittadino sia in campagna che in città poter avere la tranquillità, la serenità di poter passeggiare in maniera tranquilla è sicuramente un obiettivo importante. Altro aspetto che va evidenziato, che soprattutto vede la regione Friuli Venezia Giulia particolarmente interessata, riguarda anche l'aspetto della sanità. Sappiamo che a pochi centinaia di chilometri di distanza dalla nostra regione c'è il problema della peste suina africana, e quindi il cinghiale è uno dei principali vettori. Quindi riuscire a contenere il numero di questi ungulati sicuramente ci può aiutare anche a tenere lontano questa problematica legata alla sanità. E si è fatto bene a ricordarlo, Presidente, ne abbiamo parlato più volte anche noi nei giorni scorsi, l'emergenza della peste suina che si affaccia proprio al confine orientale con la regione, che ha chiesto l'aiuto dei cacciatori per un piano di abbattimento preventivo. E grazie a Michele Pavan, lo lasciamo ai manifestanti nella capitale e noi continuiamo con
Il nostro notiziario, parlando di sanità ora, con il vicepresidente assessore alla sanità Riccardi, che ieri ha incontrato i rappresentanti dei vari distretti sanitari della regione per continuare a raccontare le novità in vista con la prossima riforma sanitaria. Ascoltiamo. Io ho voluto incontrare tutti i direttori di distretti perché li ritengo protagonisti di questa riforma, perché se una riforma vuole dare una risposta territoriale, la prossimità è garantita dal distretto, dal suo migliore funzionamento, dai maggiori poteri che devono essere in carico ai direttori dei distretti, i quali devono negoziare con il proprio direttore generale le condizioni perché le risposte di salute siano più appropriate e pronte a quelle che sono le esigenze delle persone. Lo sforzo importante che sta nella riforma è che un cittadino che entra nel distretto deve avere qualcuno che si occupa di lui. Oggi questo non avviene. Per riuscire a fare questo bisogna che i direttori di distretto abbiano realmente poteri in termini di risorse, di budget e soprattutto anche di capacità negoziale rispetto al sistema sanitario, dalla prestazione più semplice a quella più complicata. Abbiamo ragionato molto con loro, io sono anche soddisfatto di averli visti motivati su questo. Abbiamo chiesto se hanno dei suggerimenti rispetto a quello che è già scritto nel testo, qualcosa ci arriverà e sicuramente faremo tesoro delle esperienze di chi sul fronte ogni giorno si occupa dei problemi. Siamo pronti ad aprire la pagina sportiva e il nostro Maurizio Ferrari è già sul campo, sui campi del Bruseschi per seguire questa prima parte di preparazione quotidiana, doppia seduta oggi agli ordini di Mister Gotti. Ben trovato Maurizio. Buongiorno David, dal campo numero 1 del Dino Bruseschi, dove alle mie spalle, li vedete proprio alla mia destra, ci sono un primo gruppo della formazione della prima squadra, perché quest'oggi ci sarà doppia seduta. La prima si tiene questa mattina, è iniziata alle 11, la seconda si terrà invece alle 15. Perciò stamattina non c'è in campo il pallone. La scelta da parte dello staff è quella di lavorare sul piano fisico. D'altronde si è tornati a lavorare con la possibilità di avere una settimana intera di lavoro. Si va verso la partita con la SPAL con la possibilità di prepararla lungo tutto l'arco dei giorni a disposizione e con la volontà evidentemente anche di mettere un po' di benzina, un po' di motore in più nelle gambe dei giocatori. Così questa mattina in questo gruppetto, dove riconoscete soprattutto elementi in particolare del reparto avanzato, ci sono Okaka, Lasagna, Storoschi, Barak, De Paul, insomma giocatori che indubbiamente devono correre per mettere in difficoltà le difese avversarie, così come poi ci sono anche Matoiaia, Lo Serralta. Abbiamo fatto anche una piccola conta di quelli che sono gli elementi qui dietro alle mie spalle mentre stanno facendo questo esercizio, dove sono state utilizzate anche le fotocellule per prendere un po' di tempi e creare anche un po' di competizione all'interno della squadra, che sicuramente è di buon umore, vuole cercare di staccare il tempo migliore per mettersi in luce di fronte allo staff atletico. Non c'è questa mattina fuori Luca Gotti, d'altronde questo è un lavoro semplicemente atletico, tornerà invece nel pomeriggio per quella che sarà una seduta invece decisamente più volta a preparare la partita contro la formazione spallina. Quindi questo il lavoro di questa mattinata, considerando anche che poi siamo in attesa di carpire ulteriori notizie sui singoli. Possiamo però dare una piccola prima informazione che riguarda Sébastien De Maillot, considerando che il giocatore era uscito anzitempo dalla trasferta del Ferraris per essere sostituito da Beccao, e che poi nel corso dei giorni successivi ha avuto un iter sicuramente confortante, quindi tornerà ad essere disponibile proprio per la prossima partita. Per il momento, David, è tutto. Linea che torna a te, ci rivediamo per il collegamento delle 12. Grazie Maurizio. Dal calcio al basket, ora torniamo sulla situazione dell'APU Old Wild West, reduce dalla cocente sconfitta casalinga contro la Juve Caserta. Ieri a Basket Tonight, la trasmissione a cura di Jacopo Romeo, protagonista Lorenzo Penna, che si è soffermato sulla sua condizione fisica attuale dopo l'infortunio alla caviglia. L'ex Virtus Bologna si è detto al 70% della forma, pur se ancora alle prese con i postumi, ma è determinato ad aiutare la squadra. Sì, diciamo, ho avuto un pesante infortunio e quindi ora sto cercando di recuperare al meglio. Chiaramente quando sono rientrato io si è fatto male Andrea, quindi ho dovuto giocare magari più minuti del previsto e
darci di più, aiutare di più la squadra e adesso ne sto un po' più risentendo, siccome abbiamo giocato tante partite ravvicinate, quindi non ho la caviglia che sta benissimo, però adesso ora come ora basta con gli alibi, basta con pensare agli infortuni, a quanto siamo sfortunati, pensiamo a sabato, vinciamo sabato, così chiudiamo questo periodo negativo. Ecco, questo è un bel messaggio che tu vuoi giustamente lanciare, da leader, no, Barbara, direi. Però, dovendo fare un borsino, un bilancio, a che punto ti senti della condizione? Dovresti dire io sono al 50, No, 60. chiaramente 70-75%, nel senso che cioè, chiaramente queste partite mi hanno aiutato a prendere più confidenza coi compagni e comunque devi prendere ancora il ritmo di gioco per gli interi minuti che giochi e quindi niente, mi stanno aiutando queste partite. Poi chiaro, le vittorie aiuterebbero anche di più, quindi adesso bisogna solo stare lì, lavorare e vincere sabato. Ed ora, prima di salutarci, uno sguardo ai principali aggiornamenti dall'Italia e dal mondo con le flash news dell'ANSA. A distanza di quasi 35 anni dalla prima legge sul condono edilizio, che risale al governo Craxi nell'85, in Italia ci sono ancora più di 4 milioni di domande da evadere. In soldoni si tratterebbe di un tesoretto di oltre 19 miliardi di euro di mancati introiti per le casse dello Stato, pari a circa 1,2 punti di PIL o a due terzi del valore della legge di stabilità 2019. Il secondo rapporto sul condono edilizio in Italia, redatto dall'Ufficio Studi di Sogea, traccia un quadro in cui l'iter di gran parte delle pratiche risulta tuttora arenato, con evidente negativo risvolto economico a livello sia centrale che locale. Dall'85 ad oggi sono state presentate complessivamente circa 15 milioni di domande di condono e pochissimi sono i comuni che non sono stati interessati dalle richieste di sanatoria in materia di abusi. Brunico, Primiero, San Martino, Castrozza e Montirone sono i più significativi tra quelli con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Sul fronte delle istanze ancora da evadere per ciascun comune, Roma è la capofila incontrastata con oltre 171.000 pratiche. La maglia rosa va invece a Torino, che ne ha 24.500. Il massacro di mormoni alla frontiera tra Messico e Stati Uniti potrebbe essere opera della nuova banda Los Juarez, ramo del potente cartello dei Sinaloa. Lo ha affermato il responsabile della giustizia dello Stato messicano di Chihuahua. Altre fonti americane, citate dalla CNN, riferiscono che gli inquirenti stanno indagando anche sul cartello rivale La Linea, in lotta con gli altri per il controllo del traffico di droga e migranti nella zona di confine. La polizia messicana, intanto, ha arrestato una persona sospettata di essere coinvolta nell'attacco. Non si conosce la sua identità, ma l'Agenzia Ministeriale per le Indagini Penali ha reso noto che l'individuo aveva con sé due ostaggi legati e imbavagliati nelle colline di Agua Prieste, nello stato di Sonora. Le vittime del massacro, tre donne e sei bambini, viaggiavano a bordo di tre auto insieme ad altri familiari in Messico, vicino al confine con gli Stati Uniti, tra gli stati di Chihuahua e Sonora. Tra le vittime anche due gemelli di appena 6 mesi, rimasti legati ai propri seggiolini, intrappolati nell'auto data alle fiamme con la madre, il fratello di 11 anni e la sorella di 9, mentre in un'altra auto hanno trovato la morte un bimbo di 6 anni, la sorellina di 4 e altre due donne. È stato un risveglio con il sole, ma anche con la neve sulle cime delle Alpi e Prealpi. Allora ascoltiamo le previsioni del tempo per i prossimi giorni a cura dell'Osmer ARPA. L'informazione ritorna puntuale alle 12, a più tardi. Il fronte di ieri e quindi anche di parte della notte ha portato piogge non soltanto sotto la regione, ma anche un po' di neve in montagna, diciamo 7-8 centimetri di neve al di sopra dei 1300-1500 metri circa, sia sulle Giulie sia sulla Carnia, ma direi forse in modo un po' più consistente, come sempre accade in questi casi, nel gruppo del Canin. Questa mattina rimane ancora un po' di nuvolosità, in genere per nubi basse in montagna, il tempo è bello invece, quasi sereno sulla pianura. Sulla costa c'è ancora un po' di instabilità, in particolare verso Trieste, infatti abbiamo aria fredda in quota, mare ancora piuttosto caldo e quindi sul Golfo si innescano delle nubi convettive che poi tendono ad andare verso appunto il Carso e Trieste portando qualche breve pioggia. Direi che però ancora per poco, poi
si dissolveranno queste nubi. La giornata di oggi direi che il cielo rimarrà in genere sereno, poco nuvoloso, forse qualche nube un po' più consistente soltanto sulla fascia prealpina, ma direi che in genere è proprio una bella giornata oggi dopo tante giornate di pioggia e di brutto tempo. Domani invece è previsto un peggioramento, arriverà un fronte che porterà scirocco sostenuto sulla costa, direi per tutta la giornata, piogge in genere molto intense sulla fascia prealpina, in particolare verso le prealpi carniche, intense sul resto della regione, e neve anche in montagna con quota direi piuttosto alta sulla fascia prealpina, in questo caso attorno ai 1800-2000 metri, a quote un po' più basse invece sulla fascia più interna, sulla fascia alpina, dove potrebbe nevicare temporaneamente anche fino a 1300, anche se però il flusso da sud è piuttosto mite e quindi a tratti potrebbe piovere quasi fino a 1800-2000 metri anche nelle zone più interne. Il brutto tempo rimarrà direi soltanto per la giornata di domani, poi sabato miglioramento, rimarranno un po' di nube residue del primo mattino, ma non dovrebbe piovere tutto il giorno, rivedremo di nuovo il sole la giornata di sabato. Il fronte di ieri e quindi anche di...